Benessere sociale giocato, vissuto e progettato. Questo è stato il filo rosso della Tre giorni di Senigallia, dedicata a ricordare Enzo Tesei, storico dirigente WISP ad un anno dalla sua scomparsa. Sport sociale per tutti, per progettare il futuro delle città e delle comunità. Il fine settimana si è aperto infatti venerdì 19 settembre con l'inaugurazione dell'aula di educazione motoria nella scuola primaria Gianni Rodari, alla cui realizzazione ha contribuito anche WISP Senigallia. Nel pomeriggio di venerdì si è tenuto invece il convegno nazionale Impiantistica sportiva, democrazia e accessibilità. Ha aperto l'incontro Vincenzo Manco, presidente nazionale WISP, per il quale l'incontro ha voluto riunire tutti i soggetti interessati intorno ad un obiettivo comune: rendere le città più vivibili attraverso spazi sportivi accoglienti, sostenibili e moderni. Quanto è cambiata la domanda di sport nel paese? E si è modificato il rapporto con la stessa, diciamo, disciplina sportiva, l'amatorialità. Le famose 92.000 società sportive che il nono censimento Istat presentato in luglio, no? Vengono, diciamo, confermate con un trend di crescita fino ad arrivare a 114.000 tra associazioni di promozione sociale che utilizzano lo strumento sport, l'indicazione sportiva, per caratterizzare la propria azione sociale. È intervenuto poi Fabio Sturani, presidente CONI Marche e membro della giunta nazionale CONI. Lo sport ha una sua funzione sociale fondamentale, credo che sia ormai patrimonio acquisito. Per me lo sport, l'attività, la promozione dell'attività sportiva sta all'interno delle politiche di welfare del paese. Lo sport è uno sport per tutti, deve essere. Daniele Fornai, del consorzio Ecopneus, che ricicla i pneumatici fuori uso per realizzare pavimentazioni sportive, ha presentato le diverse opportunità che la gomma riciclata offre per la riqualificazione sostenibile degli impianti. Vittorio Bramani, attorno al 1936, rivoluzionò in qualche modo l'alpinismo della sua epoca, perché andò a modificare le suole degli scarponi che a quel tempo venivano utilizzati per l'alpinismo, soprattutto quello occidentale, per cui quello del Monte Bianco, del Monte Rosa, per cui pareti granitiche con ghiaccio e neve, un terreno misto, e lo andò a rivoluzionare semplicemente sostituendo una suola che al tempo era in cuoio con delle borchie di metallo e l'andò a sostituire con della gomma che andò ad intagliare da copertoni usati di pneumatici di camioncini che venivano utilizzati a quel tempo. Quella è una dei primi esempi di come la gomma riciclata da pneumatici si sia inserita nel mondo sportivo e l'abbia in qualche modo rivoluzionata. Luca Tregattini, del consorzio SPIN Sport Insieme, ha illustrato i servizi offerti dal consorzio formato da 8 enti di promozione sportiva, Intesa San Paolo e Banca Prossima. Ovviamente in tema di democrazia l'accesso al credito è per tutti, ma anche l'accesso ai finanziamenti dovrebbe essere a tutte le banche. Infatti noi spesso andiamo a parlare con le regioni e gli diciamo: quei famosi fondi regionali, fondi nazionali, così teoricamente devi fare una gara pubblica, rilevanza pubblica, in modo tale che tutte le banche possano partecipare e fare un'offerta. Filippo Fossati, parlamentare PD, ha chiuso il convegno ricordando l'impegno per una legge di riforma dello sport e la proposta già presentata di legge sugli stadi. Non esiste nella normativa italiana una definizione di sport. Noi non sappiamo di cosa stiamo parlando. Questo è un problema, ma non è solo un problema filosofico, perché poi noi ci si potrebbe, siamo paesi in cui se si apre questa partita ci sarebbero mille scuole di pensiero, ma il tema è praticissimo, perché se qualcuno tra voi è un presidente di una società sportiva sa che arriva l'agenzia delle entrate, ti prende il corso che stai facendo per i bambini di ginnastica a 7 anni, ti dice: eh no, questa è attività commerciale, non è attività sportiva, non c'è campionato, non c'è classifica, quindi va sul bilancio commerciale, superi il plafond e ti tolgo dalla 389 e ti faccio un accertamento da 50.000 euro. E la società sportiva chiude. Perché chiude? Perché non c'è un accordo con lo Stato su cosa è sport e cosa non è sport.